Non si ferma il mercato in entrata dell'Udinese e non smette di sorprendere. Dopo Angella, Arbaoui, Fofana, in un perfetto mix di giocatori esperti e giovani promesse, i bianconeri stanno pescando dal bacino che negli ultimi anni ha dato grandissime soddisfazioni, quello dei talenti emergenti. L'ultimo arrivo risponde al nome di Evandro Felipe de Lima Costa, conosciuto più semplicemente come Evandro, e la sensazione netta è quella di avere tra le mani un talento che potrà di certo lasciare il segno. In Brasile, dove è nato il 15 marzo del 1996, già lo ha fatto, tanto che i tifosi dell'Atletico Paranaense già rimpiangono il fatto di non poter apprezzare più le sue giocate, dispensate a piene mani in un anno di prestito dal São Paulo, con la quale è stato stella nella selezione giovanile, collezionando anche 4 gettoni di presenza con la prima squadra. Fisico minuto, con 61 kg distribuiti su 174 cm, grandissima agilità nello stretto ne fanno un giocatore difficile da tenere nell'uno contro uno. Nel suo repertorio di gol appare un ventaglio di soluzioni molto ampio, dalla rete di rapina fino a passare ai grandi bolidi dalla distanza. Fiuto della rete che lo porta a essere pronto in zona gol, a poter agire anche in maniera efficace negli ultimi 16 metri avversari, anche se la sua vocazione appare chiaramente quella di saltare l'uomo e andare alla conclusione. Caratteristiche apparse già evidenti dai suoi primi calci, culminati con 6 presenze e un gol nell'Under 17 del Brasile e 3 gol in 3 presenze nell'Under 20, portandola anche al successo in Panda Cup, importante appuntamento internazionale per i giovani. Intelligente, rapido, freddo nei momenti che contano, il giovane acquisto bianconero proporrà innumerevoli soluzioni a mister Iachini, che studia le varianti del 3-5-2 in cui ci sia la presenza di uno o più trequartisti. Bene, il giovanissimo brasiliano sa svariare perfettamente in tutto il fronte offensivo, sapendosi andare a ritagliare gli spazi migliori per trovare la rete. Un feeling con il gol innato, ma che va coltivato in un campionato come quello italiano, in cui la cattiveria delle difese e dei difensori vanno affrontate con il massimo della personalità, che Evandro saprà dimostrare, e questa è la speranza del popolo bianconero, anche con la maglia dell'Udinese. Si parlava della sensazione di avere messo a segno un colpo importante. I media sudamericani ne sono certi, tanto da parlare di paragoni importanti come quello con Neymar Junior, ma questo conta poco, resta il bel acquisto dell'Udinese da crescere e valorizzare in Friuli grazie all'opera di Iachini, che sull'argomento nel passato si è dimostrato molto ferrato se non maestro. Quindi ora testa bassa e pedalare, parola al campo, tutti pronti poi a esultare per le giocate di Evandro.